Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Parliamo inizialmente del Milan, che si sta dimostrando davvero anche più forte dell'emergenza. Ieri un successo prezioso, quello contro il Verona, che consolida il secondo posto alle spalle dell'Inter. Ma facciamo il punto della situazione con Raimondo De Magistris. Risposta doveva essere, risposta è stata. Ciao Lorenzo, buonasera, per parlare del Milan che ieri in piena emergenza a Verona contro l'Hellas di Juric, una delle sorprese di questo campionato, ha vinto e convinto e soprattutto ha confermato il suo secondo posto in classifica. Era un momento difficile, delicato, lo sapeva benissimo anche Stefano Pioli, in virtù degli ultimi risultati, in virtù delle tante assenze, Zlatan Ibrahimovic, Bennacer e non solo, ma il Milan di ieri ha dato la risposta che doveva dare, un po' come fu all'Olimpico la settimana precedente contro la Roma. Anche ieri al Bentegodi si è visto un Milan arrembante, un Milan che ha approcciato nel migliore dei modi la partita e poi ha trovato anche dei protagonisti inattesi. Uno su tutti, Rade Kronic, il centrocampista che non ti aspetti, una punizione davvero numero 10, quella che ha sbloccato e di fatto indirizzato la partita, e che conferma che questo Milan c'è e lotta non solo per la Champions League ma anche per lo scudetto. Proverà fino alla fine a dare del filo da torcere all'Inter di Antonio Conte. Occupiamoci adesso della Juventus, perché è la vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di finale della Champions contro il Porto. Si parte dal 2-1 in favore dei lusitani, maturato all'andata. Ci dice tutto sui bianconeri Lorenzo Di Benedetto. Sì, ciao Lorenzo, buonasera a tutti. È sicuramente il bivio più importante della giovane carriera d'allenatore di Andrea Pirlo, quello di domani sera, quando la Juventus tornerà in campo in Champions League contro il Porto e dovrà cercare di ribaltare il 2-1 dell'andata. Troppi errori, soprattutto a inizio partita e a inizio secondo tempo nella gara dello stadio do Dragao, e la Juventus non si può permettere di sbagliare ancora. Sono arrivati buoni segnali dalla gara contro la Lazio, soprattutto da metà del primo tempo in poi, perché lì si è rivista la vera Juventus, la Juventus in grado di ribaltare una Lazio che era partita meglio, e dovrà lavorare proprio su questo. Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa, ha dato buone notizie sul fronte dei recuperati, a parte De Ligt che ha svolto soltanto la prima parte dell'allenamento insieme al gruppo, ha recuperato Chiellini. Cristiano Ronaldo è molto carico, e lo sappiamo che quando Cristiano Ronaldo è carico in Champions League, Pirlo e la Juventus in questo caso possono dormire dei sonni tranquilli. Però è una Juventus che non potrà sbagliare, si ripartirà dal 2-1 dell'andata. La Juve questa volta deve andare ai quarti. È un piacere ritrovare Massimo Palanca. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera, ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Come stai? Ti vediamo in tuta, ti alleni in casa? Ti tieni in forma nelle mura domestiche? Sono costretto in casa, perciò mi metto il più comodo possibile. Purtroppo qui siamo in zona rossa e allora non ci possiamo muovere. Purtroppo è così adesso. Tu sei nelle Marche, ricordiamolo, no? Sei a Camerino? Provincia di Macerata, sì. Sì, sì. Senti, parliamo di calcio e in particolare ti volevo chiedere, prima di parlare anche del Napoli che ha battuto il Bologna, di questo Milan, ne parlavamo in precedenza, che sembra essere più forte dell'emergenza, sa andare oltre i propri problemi. È onestamente una sorpresa, perché io pensavo che dopo le prime sconfitte nel derby ha avuto un momento di difficoltà, ma poi ho visto che si è ripreso e si è ripreso benissimo, anche senza Ibrahimovic va bene lo stesso. Ci sono tanti giovani che stanno crescendo, perciò è stata una sorpresa. Si fa interessante anche la lotta Champions, perché sono tante le squadre che puntano a questo obiettivo. Il Napoli cerca di raggiungere questo quarto posto quantomeno, e va incontro adesso ad una settimana decisiva, assolutamente decisiva. Ieri intanto come l'hai visto con il Bologna? Ma diciamo innanzitutto che visto il momento che sta passando il calcio italiano, con queste gare con senza pubblico, così io lo considero un calcio zoppo. Però devo dire che per la lotta Champions stanno facendo delle belle cose interessanti. Insomma, ci sono tante squadre che lottano, tante squadre che magari una domenica qualcuno è fuori, poi la domenica successiva rientra. Insomma, ecco,
diventando interessante. Io mi auguro che il Napoli abbia un po' risolto tutte le problematiche che ci sono state e spero che possa da qui alla fine, ecco, rientrare nella zona Champions. Ieri è andato in gol anche Osimhen, è chiaro che ha pesato molto l'assenza di questo calciatore che peraltro ha avuto anche un costo notevole per accaparrarsi, il Napoli ha dovuto sborsare tanti milioni. Bah, fin quando è stato infortunato, diciamo che è stato sfortunato, scusa il gioco di parole, però tante cose se l'è andata a cercare, perciò ancora secondo me come testa non è pronto per essere un calciatore di alto livello. Non lo vedi maturo ancora? No, ancora no, assolutamente. Adesso chi è che tira fuori le castagne dal fuoco al Napoli? Sono quei giocatori che veramente hanno a cuore le sorti del Napoli, soffrono se non vanno bene e poi al momento cruciale vengono fuori, e questo parlo di Lorenzo Insigne naturalmente. Eh sì, certo, Insigne, Zielinski che comunque se è in giornata riesce davvero a essere decisivo. Sono quelli che possono dare qualcosa in più per fare il salto di categoria, diciamo. Eh sì, assolutamente. Vedremo, perché come dicevo in precedenza, adesso ci sono partite assolutamente decisive per il Napoli. Ci sarà il 17 marzo anche il recupero contro la Juventus, prima ci sarà la partita con il Milan, e quindi si decide adesso il campionato del Napoli. Sì, sì. Però, ripeto, il periodo buio l'ha superato, perciò io penso che da qui alla fine, se non subentrano situazioni extra campo, io penso che possa fare bene. Può anche raggiungere il quarto posto, quindi? Sì, assolutamente. Ha nelle possibilità, ce l'ha, perché ha giocatori che possono fare la differenza. E come ti ho sempre detto, l'unico handicap può essere, te l'ho sempre detto, no? È la difesa. Per me ha problemi dietro. Vedremo allora. Massimo, grazie per il tuo intervento, buona giornata e a presto. Grazie, a presto Lorenzo, grazie tante. Arrivederci. Ciao. Parliamo adesso anche dell'Udinese e lo facciamo con un grande ex dei friulani, Fabio Brini, ex portiere. Buonasera, benvenuto Fabio. Buonasera a te e ai radioascoltatori e telespettatori. Ti coinvolgo appunto sulla squadra di Gotti per chiederti che cosa è successo di positivo nell'ultimo periodo, considerato che nelle ultime quattro partite sono stati messi in cascina 8 punti e c'è stato un cambio di passo da parte dell'Udinese. Chiaro che c'è stata la consapevolezza da parte dell'allenatore e della squadra di scendere in campo soprattutto con un'attenzione maggiore, una concretezza maggiore e soprattutto tatticamente cercare di valutare e sfruttare quelle che sono le caratteristiche di certi giocatori a disposizione di Gotti. È chiaro che è una squadra che forse fino a qualche tempo fa, diciamo un paio di mesi, cercava anche di proporre il gioco, di essere anche bella a vedere, però questo non ha portato e non portava allora dei risultati. E invece è arrivato solamente un cambio di direzione, un cambio tattico, e cioè quello di lavorare nella propria metà campo per poi sfruttare gli spazi a disposizione. Ma questo non è un atteggiamento negativo, perché se vediamo anche la partita del City contro il Manchester, è vero che dopo 5 secondi il Manchester ha fatto gol, ma ha fatto una partita totalmente nella sua metà campo. Il City gioca in questa maniera, però noi che siamo tanto spettacolari nei confronti del calcio inglese, è un Manchester invece che ha giocato la propria metà campo. Perciò che cosa voglio dire? Che giocare in questo modo non è per forza deleterio, anzi, quando si è consapevoli e soprattutto
se riesce a capire i propri giocatori, diventa una dote in più. Senti, Llorente è tornato al gol dopo più di un anno, è il giocatore che ti aspettavi, è il giocatore che pensavi che potesse dare questo rendimento? Ma intanto Llorente è chiaro che se è stato acquistato è perché conoscevano le sue caratteristiche. Non è un giocatore che può lavorare in profondità, ossia negli spazi sia a destra che a sinistra. È un giocatore che quando vai a mettere questa palla alta riesce a metterla giù, a fare la sponda per far partire gli esterni o in mezzo destro o in mezzo sinistro. Questo è il gioco di Llorente. Se qualcuno pensa che potrebbe essere un giocatore che lavora sugli spazi a destra e a sinistra, credo proprio di no. Senti, invece ti aspettavi che Gotti potesse essere multato per aver violato le norme anti-Covid, ha partecipato ad una festa? Lui che sembra essere così ligio alle regole. Ma sai, ci sono dei momenti dove magari lasci da parte quelle che sono delle regole ferree un po' per tutti, attenzione. Probabilmente hanno fatto più casino del solito, perché se hanno disturbato i vicini, probabilmente quella cena che magari poteva anche essere, se quei componenti fossero stati tutti tamponati, una situazione di festa, ma tranquilla, probabilmente hanno oltrepassato un po' la riga. Come si dice. Sì, che sono strano, perché appunto parlando di Gotti sembra una persona estremamente ligia alle regole, quindi fa un po' scalpore. Ti chiedo anche, uscendo dall'attualità, tu sei stato compagno di squadra di Zico nell'Udinese, allora su 10 punizioni in allenamento quante ne riuscivi a parare? Ma se poi ti racconto anche un episodio, un metodo. Appena arrivato, chiaro che lui la dote maggiore non erano solo i calci di punizione, però lui a fine allenamento ti chiedeva sempre di rimanere, perché lui voleva allenarsi con questo piede. Nei primi 15 giorni, la prima settimana, lui quando calciava queste punizioni pigliava sempre la traversa. Era rammaricato per questo. Anche un giorno, era un giovedì, un venerdì, chiama il custode del campo e gli fa misurare l'altezza della porta. E aveva ragione, perché c'erano 3 o 4 centimetri in meno rispetto a un giocatore. Cioè a dire che era sempre gol. Però serviva anche a noi portieri, perché è chiaro che non potevi partire prima, perché lui era talmente abile a metterlo anche dall'altro palo, no, questo pallone. Però ti dava anche una maggiore sicurezza quando andavi ad affrontare gli avversari che avevano un calcio bello, come essere Platini, come poteva essere Maradona, no? È stato sempre un esempio. Eh sì, un bel episodio che ci hai raccontato. Fabio, grazie mille per il tuo intervento, torneremo a disturbarti più avanti. Buon proseguimento di serata. D'accordo. Grazie a voi, buonasera, grazie. Saluto adesso un grande del nostro calcio, Romano Fogli. Ciao Romano, buonasera. Ciao, un salutone a tutti. Come stai? Ma insomma, si tira avanti, così e così, però insomma, abbastanza bene, via, non lamentiamoci. Insomma, ci vediamo abbastanza in forma. Però adesso volevo un tuo ricordo su Pavinato, il capitano del Bologna del 64, dello scudetto del 64, Pavinato, che ci ha lasciato ieri, e quindi volevo sentire come lo ricordi, che cosa ci puoi raccontare su di lui. Ma sai, io ricordarli alla nostra età, tante cose magari vengano così. È stato un grande capitano, almeno nei confronti di Bologna e della squadra. È stato veramente un personaggio, anche se non era un po' schivo alle interviste, un po' così, però veramente personaggio eccezionale, sia con la società e con noi giocatori. Ecco, quel Bologna giocava davvero alla grande, valeva davvero la frase "così si gioca solo in paradiso", che fu coniata da Bernardini? Beh, coniato da Bernardini non fu, perché è successo un po' prima, quando c'era il grande Bologna di Schiavio, di Biavati, questi qui,
allora vinsero la coppa allora come fosse la coppa dei campioni a Parigi, e allora cominciarono a dire: ma questo Bologna è veramente mondiale. E poi cominciarono a dirlo anche con Bernardini, ma Bernardini insomma era abbastanza di una serietà incredibile, se no era il Bologna dei vecchi tempi, è stato un grande Bologna, però anche la nostra squadra, perché insomma c'erano dei giocatori veramente fantastici. Certo. Ecco, invece proprio l'episodio particolare che ti porterai dietro di Pavinato, qual è? Magari un episodio proprio legato ad una partita, degli allenamenti? Ma sai, ricordarci un po' tutte le cose così... Certo, non è facile. Non è facile, però era una persona che con noi, specialmente con noi giovani, ci aiutava a mantenersi sempre sotto equilibrio, un equilibrio eccezionale sia con la società e sia con i tifosi. Tu vedi, a Bologna è difficile che succedesse dei guai, anche per merito nostro e per merito del capitano. Senti, invece il Bologna di oggi come ti sembra? Ieri ha perso contro il Napoli, non ha giocato male, però è stato sconfitto. Il Bologna di oggi non posso dire niente, perché è già un po' che non vado a Bologna a vedere le partite, sicché non posso dire neanche quello è bravo, quello è. Lo vedo in televisione, come l'ho visto ieri sera, però insomma alternano a cose discrete e altre. Poi ora vedi giocare tutti uguali, quello là, il portiere era da qui, quell'altro là di là, quell'altro là da lì, quello lì dà al portiere. E poi una palla lunga, il portiere dà la palla lunga, allora potrebbe dare subito, rinviarla subito la palla lunga. Invece che fare questa famosa costruzione dal basso, che poi può portare anche tanti pericoli, perché cercano di tirar fuori, visto ora, le squadre avversarie rientrano tutte dalla metà campo un poi, allora col giochino sembra, dice, ora col giochino si tirano fuori e si va in contropiede. Invece magari non è così, perché se non c'hai dei bravi giocatori che hanno i piedini anche buoni non è facile, e poi ci vuole anche quelli davanti che sappiano fare anche qualche gol. Certo, assolutamente. Il Bologna è sempre in lotta per non retrocedere, perché comunque la zona salvezza comprende tante altre squadre, compresa la Fiorentina. Te l'aspettavi? No, non me l'aspettavo davvero dalla Fiorentina, anche perché insomma non dico che non c'ha giocatori, c'ha anche dei bravi giocatori, però se non hai davanti, come ti ho detto prima, se non hai davanti chi te la mette dentro, non è facile. Certo, ci vorrebbero giocatori più esperti. Vlahovic è bravo, è forte, però è ancora molto giovane. Lo so, ci vorrebbe. Facile ci vorrebbe, perché non è mica giocare al calcio. Oggigiorno lo vedi anche tu, è un calcio un po' strano, via, dai, è così, aspettiamoci il meglio, sarà anche perché è brutto vedere il calcio senza pubblico, senza nessuno allo stadio, diventa anche noioso. Sì. Senti, un'ultima considerazione sul Milan, invece te l'aspettavi così forte, così capace anche di andare oltre i problemi? Il Milan c'ha dei buoni giocatori, come ti dirò che anche l'Inter è una buona squadra. Ci sono quelle due o tre squadre che hanno dei giocatori interessanti che la sanno anche buttare dentro, come la Juventus, il Milan e l'Inter. Sono queste le tre squadre più forti, insomma. Quelle squadre più interessanti, quelle che potrebbero giocarsi ancora lo scudetto, sono queste, insomma. Penso di sì. Chi ha la fortuna di avere dei giocatori che fanno gol è importantissimo. Sì, assolutamente. Romano, grazie mille per questo tuo intervento. Salutone, ti ringrazio della chiamata. In bocca al lupo e continua così con questa forma così brillante. Buon proseguimento e buona serata. Meno male, ti ringrazio, vai. Un salutone, ti ringrazio di nuovo. Ciao. Ciao, un saluto a tutti.
Siamo ai saluti, siamo arrivati alla conclusione di questa ricca edizione del TMV News. Ci ritroveremo domani, non mancate. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento di serata.